Sì, sono entrato nella tournée del Barcellona, ma non doveva finire così. Quando sono partito, il piano che mi avrebbe portato nelle tournée dei più grandi club europei si sarebbe dovuto concludere a Los Angeles, con Real Madrid e Juventus. Ma non tutte le ciambelle escono con il buco, e per cause maggiori Mike mi ha abbandonato, mettendo fine al proseguio del progetto. Era quindi giunto il momento di godersi le ultime 48 ore nella tournée di un grande club europeo. Ho mancato di pochissimo il primo contatto con i giocatori catalani il giorno in cui mi sono allenato con i New York Red Bulls. Mi trovavo nello stesso posto in cui avevano appena concluso l'allenamento mattutino, ma ero arrivato tardi. Ragazzi, follia, mi trovo a New York per un evento Red Bull e sono in uno spogliatoio in cui ho appena trovato tutte le cose del Barcellona. Sono delle scarpe, ma ci sono i guanti di Ter Stegen. Oh, Barca is training here? Yeah. E basta, ce ne andiamo ora. A 24 ore di distanza ero a 10 metri da Ter Stegen e compagni. Mi era stato concesso di entrare nell'ultimo allenamento a porte chiuse dei ragazzi di Xavi, non potendo però avvicinarmi come nei casi di Arsenal e Chelsea. C'è da dire che siamo in tribuna, si stanno allenando vicini, ma non c'è niente di diverso dall'andare a vedere gli allenamenti, che ne so, dell'Udinese al Bruseschi a Udine, ti vedi i portieri abbastanza vicini. Bello, ma forse essere attaccati al campo come nello stadio l'altro giorno, non così tanto, non siamo a quel livello. Arriviamo così alle ultime 24 ore di questo incredibile viaggio. Buongiorno. Vi porto a vedere Barcellona contro Red Bull New York alla Red Bull Arena. C'è talmente tanto traffico che ce la facciamo a piedi anche se non siamo proprio vicini sullo stadio, perché si prevede un tutto esaurito. Lo stadio non è grandissimo, 27.000 posti. Lo stadio, noi che siamo esattamente dalla parte opposta del fiume, quella camminata lì. Come tutti gli eventi negli Stati Uniti che si rispettino, ci sono un sacco di attività. Abbiamo qua fuori un provare a centrare il bidone, che sicuramente nessuno con i piedi negli Stati Uniti lo centrerà perché sono tutti scarsissimi. Ci avevo ragione. Abbiamo poi qua il ping pong, che dovrebbe essere un ping pong, invece viene giocato con i piedi. Ma non avete i piedi, cosa giocate? Ci avevo ragione. Mentre io insultavo senza apparenti meriti sportivi i poveri tifosi americani, l'atmosfera si stava scaldando. Ma prima di entrare nella Red Bull Arena dovevo portare in alto la nomea italiana. Dopo aver insultato le persone qua che provavano a centrare i bidoni, noi proveremo a farlo da buoni italiani con i piedi buoni. Ci credo! Ero riuscito a sbagliare tutti i tentativi. E sconfortato come quando vedo che il 92% di voi, che guardano i video ma non si iscrivono, ero tornato lì dove PF1 era sceso in campo a dare spettacolo la sera prima. Nel mentre erano arrivati anche i giocatori del Barça. E noi potevamo dare finalmente il via al tour di una VIP hospitality in uno stadio di MLS. Let's go! Eccoci qua, siamo nel nostro posto, Sweet Lounge. Questa è la situazione, ragazzi, attenzione. Cosa abbiamo qua? Un po' di cimeli, si dice cimeli? Quindi qua è il posto, penso, in cui guarderemo la partita. Let's go! Qua abbiamo il cibo che arriva, abbiamo macchine per i popcorn, degli hot dog, spettacolo questo. Wow, sono many cookies. Qua penso che ci si possa anche ubriacare. Sì, definitivamente ci si può anche ubriacare volendo. Qua abbiamo un po' di merchandising e qua penso che sia uguale come dall'altra parte. Ah no! Scherzavo, qua invece abbiamo le cose salate. Oh, guardate cosa c'è, follia. Quando si dice mangiare con vista. Dopo aver finito tutto ho scoperto che abbiamo la nostra suite privata. Attenzione, sta uscendo il Barcellona. You ready? Getting drunk today. Pericolo! Ero finito in un free bar con un americano malintenzionato.
ma nonostante il mio sangue friulano ho provato a resistere il più possibile. Oh rabbia, le mie origini mi hanno fregato anche questa volta. Quel muffin Audi. It's a cupcake in America. A cupcake. A cupcake? It's called muffin? No, because it has the frosting. It's a cupcake. Okay. Yeah. Questo ragazzo qua, rispetto a tutti gli stereotipi dell'americano medio, cioè sembra uscito da American Pie. E anche io ho rispettato la cultura americana, mangiando chili di cookies e cheesecake, nell'attesa che iniziasse la partita. Sincero nel dirvi che non mi ricordo neanche quanto sia finita la partita, perché il 90% del tempo l'ho passato nel mio camerino a mangiare cibo come un maiale, ma devo dirvi anche che l'atmosfera dello stadio era pazzesca, un po' come tutti gli eventi che abbiamo fatto negli Stati Uniti in questo viaggio. Davvero una bella festa. The Rock, minchia quanto cazzo è spesso. Questi sì che c'hanno budget per fare i fuochi d'artificio, eh? Porco due! Da 3 ore che continua lo spettacolo! La serata si era conclusa e, se volete saperlo, sì, le VIP lounge negli Stati Uniti sono meglio che in Italia. Ragazzi, da questo video dentro la Red Bull Arena, nella VIP lounge, quel che è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Saluto.